Paolo Bonolis a Domenica in Sulle voci di crisi con Sonia Bruganelli, fatevi ca asterisco asterisco i vostri, Paolo Bonolis commenta in diretta a Domenica in Le voci di una crisi tra lui e sua moglie, Sonia Bruganelli. Il conduttore, in maniera piuttosto esplicita, scherza e chiede che le persone non commentino senza sapere. Ospite della puntata di Domenica in di domenica 6 novembre 2022 è stato Paolo Bonolis, accolto in trasmissione da Mara Venier per presentare il suo nuovo libro, il romanzo dal titolo A Notte Fonda. Il conduttore non ha esitato a raccontarsi, chiarendo anche alcune indiscrezioni in merito alla sua vita privata. Paolo Bonolis smentisce la crisi con la moglie da tempo, ormai, si susseguono indiscrezioni che vogliono il rapporto matrimoniale di Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli piuttosto in crisi, dopo che l'imprenditrice aveva dichiarato di dormire in case separate, alimentando così voci su una presunta separazione. Mara Venier non ha perso occasione per chiedere spiegazioni in merito al suo ospite. Si è parlato di crisi, separazioni, vuoi chiarire, dire qualcosa? Avanza la conduttrice, che riceve in risposta, la verità che mia moglie non si tiene un sorcio in bocca, per poi continuare, non ho niente da chiarire, le cose sono molto più semplici di così. La padrona di casa, quindi, insiste chiedendo a Bonolis se il fatto che siano diffuse certe voci, talvolta non veritiere, non gli dia fastidio. Lasciali parlare, se una cosa è interessante la ascolto, se è una fesseria. Poi spiega, la dichiarazione a Sonia Bruganelli c'erano stati in questi mesi degli indizi che alcuni avevano interpretato come segnali di una crisi, ma nulla di confermato e anzi in più occasioni i due hanno cavalcato l'onda dell'equivoco, per poi trovarsi a smentire. Il conduttore, poi, guardando un filmato che vede la moglie protagonista commenta, è una splendida madre, si dedica tantissimo ai figli, sono stato fortunato ad avere figli con lei. La Venier, visibilmente commossa, gli dice, è una bellissima dichiarazione d'amore.